mesi di ottobre, ma proprio perché sapete, il mio mandato è iniziato a metà anno, cioè ad aprile-maggio, e di conseguenza è stato complicato, sarebbe stato complicato a metà di ottobre. La giornata è una giornata di festa, perché l'inizio dell'anno accademico è comunque una giornata di festa. Giornata di festa perché è l'inizio di un percorso per molti ragazzi, l'inizio, la continuazione, che deve essere e sarà un percorso che permetterà loro di trovare poi gli sbocchi necessari a quella che è la vita futura, e perciò sbocchi lavorativi, professionali, crescite individuali, personali e anche culturali e professionali. È una festa anche per i docenti, per il personale, perché comunque c'è l'entusiasmo di continuare un'avventura bellissima, che è quella appunto di essere l'unico ascensore sociale che permette perciò a tutti di valorizzare le proprie attitudini, le proprie qualità, i propri valori in una maniera decisamente democratica. Per questo l'abbiamo organizzata in maniera un po' diversa dal solito, cioè c'è la mattina in cui c'è l'inaugurazione, vedete che ci saranno gli interventi, oltre che mio, anche del rappresentante del personale e il rappresentante degli studenti. Ma ci sarà anche una conclusione che sarà fatta dal professor Berti, che è accademico dei licei, che parlerà appunto dell'etica, della riscoperta dell'etica nella società contemporanea. Proprio come segnale così di approfondimento da parte dell'Ateneo, e perciò anche dell'insieme che sarà raccolto quella mattina nell'aula magna, nei confronti di un aspetto della nostra vita, del nostro comportamento e del nostro essere nel mondo che è importante, è fondamentale. Pomeriggio poi, anzi dalla mattina veramente, dalle 9 alle 11 l'atrio giù sarà pieno di poster e di studenti del nostro Ateneo scelti dai dipartimenti, che presenteranno le loro tesi, o sono laureandi o si sono appena laureati, e sarà un momento di incontro studenti, docenti, personale, città, famiglie, che avrà un continuo nel pomeriggio, perché alle 5:30 la Romagna sarà per gli studenti, nel senso che loro presenteranno i loro lavori e ci sarà una tavola rotonda che è organizzata dalle associazioni studentesche dove si parla di università e si parla di crescita.